ma devo ringraziare soprattutto i nostri collaboratori che sono qui in rappresentanza di tutti i 5 governi per l'Italia inglese e Alessandro Meloni per il Regno. Ci tengo a dire che sono tutte persone che svolgono questo incarico completamente gratuito di puro volontariato che noi ci teniamo a sottolineare, è quello che ci consente di poter portare avanti questa iniziativa, perché senza il volontariato ho l'impressione che anche le attività sportive facciano fatica a progredire. Oggi il volontariato inventato proprio dal mondo dello sport produce degli effetti veramente straordinari in tantissimi settori, però nel mondo dello sport sta quasi scomparendo. Noi lo vogliamo ritirare fuori, perché attraverso la passione, attraverso la partecipazione del volontariato forse si possono raggiungere i risultati che ci sembrano impossibili da perseguire o da raggiungere. Ringrazio anche la federazione che ci ha dato la possibilità di rappresentarla in maniera completamente autonoma e non mancheremo di informarla sui risultati che cercheremo di raggiungere. Adesso non so se Marco e Alessandro vogliono aggiungere due cose proprio semplici sui programmi, perché sono programmi pure abbastanza innovativi da un punto di vista tecnico, perché abbiamo lanciato una gara a squadra per incentivare la socializzazione tra i ragazzi per quello individuale, e abbiamo lanciato per quanto riguarda invece il ranking delle iniziative che vedono una condivisione anche con il mondo del Bresciano. Se volete brevemente dire due cose, Marco e poi Alessandro. Grazie. Presenta quest'anno una formula innovativa. Abbiamo proposto una combinazione tra una formula che prevede delle gare di competizioni a squadre e delle finali individuali, quindi in rampa cui hanno accesso i migliori appunto delle competizioni a squadre. Il target a cui si rivolge questa manifestazione è trasversale, appunto come sottolineava il presidente Brunelli, perché le competizioni sono dedicate a una terza pony, quindi dei cavalieri, dei binomi più giovani, a un'utenza amatoriale, ma abbiamo poi delle competizioni di elevato spessore tecnico rivolte ai professionisti. La più importante sarà il Gran Premio che concluderà la manifestazione nella serata di domenica, un Gran Premio con 1,45 con una dotazione notevole, 6.000 euro di dotazione di un Gran Premio. Grazie al supporto degli sponsor, dell'altro Volvo, siamo riusciti a dotare anche le competizioni a squadra di anche premi importanti, dando la possibilità così quindi anche all'utenza amatoriale di gareggiare con uno stimolo in più. I poni caratterizzeranno le giornate di sabato e domenica, con il loro orario a volte del tipo, poi avremo delle categorie da 80 centimetri fino a quelle da 100 centimetri, e quindi anche sarà un modo anche per avvicinare la famiglia in un contesto particolare come quello della fiera alla competizione dei piccoli. Lascerei la parola ad Alessandro che velocissimo brevemente si potrà spiegare qualcosa riguardo al pareggio del tempo. Buongiorno a tutti, intanto un ringraziamento particolare ovviamente alla fiera, alla federazione, perché ancora una volta riusciamo a portare il rende a Roma. Sarò velocissimo, sono le cose più importanti, una rassegna stalloni dove i migliori riproduttori verranno qui a Roma, uno spettacolo di running insieme al ballo country e un run dove un cavaliere professionista
Sky, insieme a un nuovo professionista, si sfideranno per il montepremi di 20.000 euro. Questo dato lì. Vi aspettiamo nel padiglione 1 e qualsiasi altra informazione la troverete ovviamente sul sito sia della Pisa Lazio che della Lazio Rem. Grazie.